Ciao ragazzi, le rime di Dante sono la raccolta complessiva di tutta la poesia dell'autore, non inclusa nella Vita Nova né Convivio, che va dalla giovinezza del poeta fino ai primi anni dell'esilio, cioè negli anni che vanno tra il 1283 e il 1307. Pronto per cominciare? Mi raccomando, se hai consigli o suggerimenti, come al solito, scrivili pure qui sotto. Le rime sono composte da 54 componimenti di sicura attribuzione dantesca, scritte in italiano volgare e che si possono suddividere in 5 gruppi. Le rime giovanili e stilnovistiche, tenzone con Forese Donati, rime petrose, canzoni dottrinali e allegoriche e infine le rime dell'esilio. Il gruppo delle rime giovanili e stilnovistiche comprende opere in cui Dante ha le prese con i suoi primi esperimenti, studia i modelli della poesia cortese, siciliana e sicilo-toscana e tenta anche di trovare la sua voce e sì, tenta anche di farsi degli amici tra i suoi colleghi di penna. Alcuni testi sono dedicati a Beatrice, altri invece sono testi di corrispondenza proprio con amici stilnovisti. Tra questi spicca il celebre sonetto Guido, I vorrei che tu la puoi Dio. L'ultima cosa che devi sapere è che la maggior parte di queste liriche sono state composte a Firenze. Tenzone con Forese Donati, invece, è uno scambio di sonetti polemici e ingiuriosi con l'amico e rivale poetico. Sono 6 sonetti in tutto, 3 di Dante e 3 di risposta di Forese, che poi Dante collocherà anche nel Purgatorio, e che sono stati composti sicuramente dopo la Vita Nova. Su questi però gli studiosi sono ancora molto in dubbio, infatti non tutti sembrano autentici. Le rime petrose invece sono appunto dure e aspre, dedicate a una donna Petra, che è dura, crudele, scostante, respinge il poeta e suscita in lui desiderio di rivalta e vendetta. Assomiglia molto alla Becchina di Cecco Angiolieri, in questo, e possiamo quindi anche definirla come un'anti-Beatrice. Lo stile è quindi oscuro e difficile da comprendere, Dante usa parole ricercate pur mantenendosi nella tradizione della lirica amorosa. Le canzoni dottrinali e allegoriche invece sono componimenti filosofici con una impostazione allegorica. Anche qui lo stile è elevato e curato, inoltre si avverte fortemente la svolta politica di Dante, che proprio in quegli anni stava diventando uno degli uomini più in vista di Firenze. Le rime politiche dell'esilio sono dedicate ai sentimenti di Dante, che in quegli anni è piuttosto amareggiato, anche se da una parte si sente quasi onorato del disonore ricevuto, perché è segno della sua statura morale. Sente che l'esilio è ingiusto e infatti nelle ultime liriche esprime proprio una critica alla civiltà comunale e ai suoi valori, che poi verrà approfondita proprio nella Divina Commedia. Bene, anche per questa volta è tutto, continua a seguirci e prima di lasciarci mi raccomando metti un bel mi piace.